appuntamento di questa sera, come preannunciato prima, dedicato alla politica. Mancano 2 giorni al ballottaggio tra Renzi e Bersani. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato un sostenitore di Bersani, questa sera invece ci dedichiamo a un sostenitore di Renzi per vedere appunto che cosa ne pensa di queste primarie di questo Partito Democratico. Andrea Picardi ha intervistato per noi il deputato Ermete Relacci. Lei è stato uno degli uomini forti del partito guidato da Veltroni, come mai ha scelto poi di aderire a quella che è la campagna di Matteo Renzi? Perché penso che in questo momento bisogna tornare all'idea di un Partito Democratico ampio, aperto, che raduna nuove energie e che si caratterizza anche come una forte spinta al cambiamento. Adesso le persone sono ovviamente diverse, i caratteri sono diversi, peraltro io penso che Bersani sia una persona di grande qualità e è anche una persona civile e per bene, lo dico con chiarezza, però il rischio che il Partito Democratico finisse per essere una forza più ristretta, più angusta, che magari delegava alle alleanze la possibilità di vincere le elezioni, era un rischio ed è un rischio molto forte. Ecco, con Matteo Renzi si torna un po' all'idea originaria, un partito che ha i suoi valori, ha le sue idee, ha la sua storia, ma sfida il futuro e vuole parlare a tutto il paese. Mi sembra questa la caratteristica di base e anche l'effetto delle primarie poi alla fine è questo. Poi, che devo dire, io ho visto che, come spesso capita, Benigni ha avuto una battuta delle sue fulminanti, no? Quando ha detto forte Renzi, forte Bersani, se facessero parte dello stesso partito vincerebbero le elezioni. E qui voglio dare una buona notizia a Benigni, per Benigni è una buona notizia, per altri probabilmente è cattiva, fanno parte dello stesso partito. Lei stava alludendo prima alla famosa vocazione maggioritaria di cui Veltroni era stato un forte garante. È la strada giusta per governare il paese? Cioè, lei teme che nell'eventualità di una vittoria di Bersani si possa assistere ad una riedizione della famosa Unione che poi è durata così pochi anni al governo? È quello che è accaduto nel corso di questi anni. Noi abbiamo perso, diciamo, l'ambizione di parlare, smarrito l'ambizione di parlare a un numero grande di italiani, ci siamo quasi rassegnati a parlare ai nostri, tra virgolette, che poi alla fine si riducono anche col passare del tempo, e poi abbiamo pensato che a questo andava supplito con alleanze al centro, sulla sinistra, su altri fronti. Io in questo veramente la penso come Matteo Renzi, cioè i voti moderati o anche i voti della sinistra radicale non è che noi deleghiamo qualcun altro a prendere, chiediamo che votino per noi. Io invento un Partito Democratico ampio di cui fanno parte anche Vendola e Tabacci, no? E non delego a Casini i voti moderati. Io dico, voglio parlare a tutti i italiani dicendo: guardate, queste sono le nostre idee, siamo credibili, stiamo cambiando, queste sono le cose concrete che faremo, guardateci negli occhi, siamo noi la speranza dell'Italia, non deleghiamo a nessuno e non, a nessuna forza politica e anche a nessun accordo sotto banco il futuro. Questa sincerità secondo lei non rischia di danneggiarvi nel momento in cui è in corso un ballottaggio nel quale voi dovete necessariamente puntare a prendere anche i voti che sono dati agli altri candidati, quindi soprattutto a quelli di Vendola e anche a quelli di Tabacci? Ma guardi, io penso che i voti di Vendola abbiano vari aspetti, diciamo. C'è sicuramente un aspetto ideologico che fa richiamo molto su valori del passato, alcuni di questi valori per me sono valori forti, no? E c'è un aspetto di una domanda, legato a una domanda di cambiamento, alternativa, che riguarda molti temi. Ecco, se quell'elettorato d'opinione che è legato a questa, di più a questa seconda domanda, io credo che sarà attratto molto da Matteo Renzi più che da Bersani, perché poi su alcune cose Matteo Renzi, proprio per la sua relativa novità, no? Può dire delle cose con molto più nettezza. Dell'ultima vicenda, quella degli avvisi pubblicitari, lei che idea si è fatto? Guardi, voglio essere onesto, io non l'avrei fatta quella cosa, però detto questo, quelli non sono avvisi in cui non c'è il nome di Renzi e si invita ad andare a votare alle primarie. Dovrebbe essere una cosa salutata come una benedizione da tutti, perché io penso che sia masochistico, sbagliato, controproducente, dopo quanto è accaduto, limitare la partecipazione. Noi abbiamo tutto l'interesse, del resto se 6 milioni e mezzo di cittadini italiani di media, con picchi anche più alti, hanno partecipato al faccia a faccia fra Renzi e Bersani, no? Questo dovrebbe spingere della gente a votare. Noi dobbiamo dirgli di no, e questa idea del fatto che ci sia un richiamo del centrodestra, sono delle balle, perché poi se andiamo a vedere dove Renzi ha piato più voti, io sono un parlamentare toscano, in Toscana Renzi ha preso 15 punti in più di Bersani e ha preso il picco dei voti nelle zone più rosse,
nelle zone più tradizionali di sinistra, nella Pontedera della Piaggio, a Castel Fiorentino, a Cavriglia, a Siena, diciamo, quindi non è così. Perché secondo lei Renzi è più adatto a guidare questo paese rispetto a Bersani? Questo paese ha bisogno di sicurezza e di cambiamento. Noi nella crisi non possiamo riprodurre le stesse ricette di prima, dobbiamo fronteggiare la crisi, che significa tante cose, che significa il debito pubblico, che significa la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, l'illegalità, l'evasione fiscale, il sud che perde contatto, una burocrazia spesso soffocante, ma non possiamo farlo se non abbiamo un'idea forte, ambiziosa di cambiamento dell'Italia. E ci vuole un'Italia che fa l'Italia, che scommette su se stessa, innovazione, ricerca, bellezza, ambiente, green economy. Ecco, questo passaggio netto richiede un ricambio politico. Ultima cosa, questa competizione così agguerrita ha fatto bene al Partito Democratico e in definitiva anche all'Italia? Beh, ma questo mi sembra che è sotto gli occhi di tutti. In una fase in cui la politica è molto distante dai cittadini, è percepita come il male da una parte dei cittadini, in cui c'è anche tanto qualunquismo, questa iniziativa del Partito Democratico e poi del tutto il centro-sinistra ha fatto capire che c'è ancora chi vuole guardare negli occhi i cittadini, dialogare con loro, delega loro questa scelta.